Yoast Family, se arrivate a 20.000 like sabato vedrete uno scherzo incredibile, però non vi dico chi l'ha fatto. Quindi mi raccomando, arrivateci e se vi va fatemi gli auguri nei commenti. Hi Yoast Family, qua è Graziana, benvenuti in questo nuovo video speciale compleanno di Pepios. Per il video di oggi ho avuto in mente una cosa carina. Appuntamento da 10 euro verso appuntamento da 1000 euro. Cioè per stasera ci sono cos'è? Molto belle. Peppe mi viene a prendere di qui e quindi inizieremo dal appuntamento da 10 euro. Troppo bello, non vedo l'ora. Ci siamo? Sì, Gra, ma perché siamo a febbraio al mare che fa freddo? Eccoci qui. Che c'è? Da ora parte il video di oggi. Lui ignaro completamente. Fa freddo, raga. Guardate, è bellissimo, stupendo. Appuntamento da 10 euro verso appuntamento da 1000 euro. E questo è quello da 10? Sì. Secondo me mi vuole avvelenare. Non lo so cosa vuole fare. Mi vuole fare del male. Aiutatemi. Questo è lo scontrino con le cose che ho comprato per questo appuntamento. Ah, quindi le posso vedere? Sì. Fammi vedere lo scontrino. È un attimo. Mi dispiace dirvi che ho sforato un po' la cifra. 10,05 euro. Sì. Signori della corte. Comunque, se tu mi avvisavi che dovevamo fare un video, io mi aggiustavo un po' i capelli, visto che sembra che c'è un cerbiatto in testa. Ok, allora il cerbiatto per stasera devi essere non elegante. Di più. Perché sennò non puoi diminuire. L'appuntamento di stasera è da 1000 euro. Sì. Ah, una tovaglietta per terra. Sì, questa sarà una cosa molto basic, ma molto carina, che a me piace tanto. Secondo me non arriviamo all'appuntamento da 1000 euro. Secondo me vuole comunque farmi del male, ragazzi. C'è qualche cosa di nascosto e malvagio in lei. Forse la videocamera è storta, raga. Ti piace? Cioè, praticamente hai preso questo. Sì. Una rosa. Sì. Cioè, addirittura? Sì, ra. Ragazzi, mi sento... una principessa. Sono contento, perché è una cosa particolare, quindi mi piace. Ti ricordo che l'anno scorso ho fatto anche un altro video. L'anno scorso era più bello, 24 regali in 24 ore. Perché non hai ancora visto ciò che arriva stasera? 3, 2... Io ho paura di bruciarmi! No! No, ma come ho fatto a non beccarmelo in faccia? Infatti, perché stavamo proprio così. Perché ogni volta che compro uno spumante deve esplodere così? Non worka. È veramente da 10 euro questo compleanno, ragazzi. Dai! Era... Tu sei un pazzo! Auguri! Grazie! Anche se questo è un compleanno da 10 euro, vale molto di più perché è il pensiero che conta. Quindi grazie Graziana. Prego. Come direbbero i miei amici foggiani. Io ho paura, raga, lo vedo un po' perso già. Taz e Bekir. No! Saluto di cavaliere. Bekir e Taz. Sì, veramente un cafone. Veramente. Ah, saluto da Stuca. Sei un cafone, giuro. La tradizione pugliese. Gin. Che bella ragazza. Gin. È buona, ma non l'hai fatta tu, vero? No. E questo è compreso nei 10 euro? Sì. Porca vacca. Io ora che faccio? Vado a casa, mi preparo e usciamo? Sì. Il regalo me lo dai dopo? Sì. Ehi, mi raccomando, vestito bene, perché sennò non fanno entrare. Ok. Ecco il bimbo. Oh, due regali. Ma l'anno scorso, ne ho 37. 36? Ma l'anno scorso ne ho avuti 37. Quest'anno solo due. Ci lamentiamo? Forse. Ehi! No, sto scherzando. Data la pesantezza, io aprirei quello più pesante. Wow! Amazon promette sempre bene, perché Amazon regala le sorprese nella vita. Attenzione, Graziana, tutta elegante, eh? Andremo in un posto chic. Era necessaria la camicia. Tanto comunque oggi niente può rendermi triste, perché io mi ero fatto un regalo. Ma non ve lo posso dire, ve lo dirò più in là che cos'è. Secondo me qualcuno l'ha già capito. Oh no! Mi piace un botto! Oh! Olè! Olè! No, vabbè.
Madonna, che spettacolo! I libri di Harry! No, raga, cioè questi li volevo da un botto. Praticamente il primo, il secondo e il terzo. Versione illustrata. Sono illustrati, cioè questi qua hanno i disegni dentro. E vedi, i disegni, sì. No, sono bellissimi! Sono bellissimi! Grazie. E vado a aprire questo. Sì! Questo non lo chiedi che cosa possa essere, perché... Amazon! Amazon! C'è un mattone. No. Ma è un pacco di Amazon. È il quarto, ma sì! Perché sono separati? Perché non c'è ancora il blocco, diciamo, nuovo. No, vabbè, cioè io oggi esplodo. Cioè, sono troppo contento. A me queste cose fanno impazzire. Madonna! Esce. Oh, ho capito, Madonna. È contento. Sei pazza, bro. Mi ha portato in un posto dove si mangia sushi alla carta, che a parte che è uno dei più molto, buoni. Perché ci siamo andati una volta, non mi ricordo quando, ma ci siamo andati per il nostro anniversario. Me lo ricordavo. Oggi andiamo, fai pazza, andiamo, andiamo, andiamo a pappare. C'è anche un altro regalo. Cioè, io non lo so, è più bello dei 24 regali, cioè. Andiamo a pappare, vi faccio vedere tutto. Contento? È molto chic e particolare. Ordiniamo e vi facciamo vedere che cosa abbiamo preso. Perché secondo me è al bacio. Raga, guardate, cioè, boh, Graziana mi fa vedere che cosa abbiamo preso. Questo è soltanto l'inizio. Ma la bellezza. Cioè, questi qua, questi qui li abbiamo già assaggiati tempo fa, sono incredibili. Eccolo. Vai. Com'è? È incredibile, deve ancora arrivare un botto di roba. Questo qui invece, non chiedetemi bene cos'è, però è bacon, Philadelphia, patate. Non chiedetemi cos'è questo, l'abbiamo ordinato, ma sembra stupendo. E questo è un altro che sembra ancora più buono. Ultima portata. Forse? Oh raga, l'abbiamo fatto l'ultimo round. Fine così, basta spendere soldi. Basta, non voglio spendere più. Guarda che sei stata tu che volevi il bis. E poi sono super piena, basta, non voglio più niente. Grazie. Auguri. Ma tu gli hai detto? Certo. Grazie. Ma diceva? No. Non me l'aspettavo proprio. Lo so. Ok, ora ho finito. E se no non poteva essere un compleanno. Sei un po' passerella tu. Vabbè, io non ho parole. Ok, ci siamo. Questo è ciò che ha speso la nostra Graziana. Tra l'altro la torta non ce l'ha neanche fatta pagare. Sì, cioè io volevo anche spendere qualcosa. Sono stati bravissimi. Quindi che cos'è che mi aspetta ora? Mi avevi detto che c'era una cosina. Un altro? Guardatelo. Cioè, che cavolo, ma tu mi fai troppi regali qua, bro. No, si apre di qua. Scusa, non lo faccio. Mi piace questo, non tanto serie di qua. Qua c'è il quinto libro. Ah, no, no, il quinto non è uscito. Non l'hanno stampati. Perrello. Ma è leggerissimo. Ehi, che si rompe? E che cos'è? È un prank! Te lo dovevo fare comunque uno scherzo per il tuo compleanno. C'è qualcosa. Non è che ci sia un rano in dentro. Devi scoprire. Dai, grazie. Ci sarà una cosa diversa da tutte. Questo? Sì. Allora, vedo una scritta in controluce. No. Ti va di darci un altro bacio in questo posto? Buon compleanno, Rello mio, ti amo tanto tanto. Che bello, raga! Si parte! Praticamente è Amsterdam! Sì! Riandiamo? Sì! Grazie, Rello! Che bello, raga! Madonna, non vedevo l'ora! Cioè, io mi è piaciuto un botto Amsterdam! Dobbiamo mettere insieme, in base ai nostri impegni, però lo andiamo. Direi che il video di oggi è stato pienamente raggiunto. Molto pienamente. Perché ho calcolato
qui un budget di 500-600 euro circa, poi la cena di stasera 140, i libri 120 e qualcosa, quindi siamo intorno alle 900 euro. Graziana è matta, perché non è che gli ho detto io di fare questo video, è pazza. Sì, lo volevo fare io. È pazza lei, cioè ha voglia di spendere i soldi, non lo so. Ma che c'entra, è una cosa carina. Certo, però porca vacca, cioè andiamo ad Amsterdam, mi regali i libri, che non lo so che manca, quindi sono sconvolto, ragazzi. Felicissimo, considerando anche il regalo dei miei. Contenta. Io spero che questo video vi sia piaciuto, è tutto merito di Graziano, quindi io non ho fatto nulla praticamente, quindi bella ragazzi, ci vediamo sabato con un nuovo video. Pazza. Ciao. Ciao. Sei pazza.